Ciao a tutti, sono Susanna Sancassani e sono qui per rispondere alle domande di chi sta per incominciare l'esperienza di tutorato. Vedo che molti siete preoccupati di come sarà il rapporto con gli studenti. Va bene, cominciamo da qua. Allora, gli studenti con cui avrete a che fare dovete pensare che hanno una caratteristica fondamentale. Sono inseriti all'interno di un processo didattico, ossia il corso per il quale sono in difficoltà. La prima cosa da fare, quindi, è capire bene il contesto, da che corso vengono, quali sono i risultati di apprendimento attesi di quel corso, come viene gestito l'esame e magari quali sono i materiali suggeriti dal docente. Ah, ecco, ma vedo che non tutti sapete cosa sono i risultati di apprendimento attesi che ho nominato prima. Vediamo di chiarirlo subito. Allora, i risultati di apprendimento attesi sono in pratica la descrizione di cosa gli studenti dovranno essere in grado di fare al termine del corso e dunque tutte quelle conoscenze, abilità e competenze che saranno valutate in occasione dell'esame. E giustamente vi chiedete chi stabilisce i risultati di apprendimento attesi. Li stabilisce il docente del corso. Quindi dovete avere bene in mente il fatto che l'attività di tutorato si affianca a un percorso didattico e deve supportare gli studenti nel raggiungimento di uno o di alcuni dei risultati di apprendimento attesi individuati dal docente del corso. Dovete quindi stare ben attenti a capire gli obiettivi definiti dal docente e a non sostituirli con obiettivi definiti da voi, magari sulla base della vostra esperienza, di quando voi avete seguito quel corso o fatto quell'esame. Il vostro lavoro consisterà quindi nel mettere in campo una serie di azioni per aiutare gli studenti a raggiungere i risultati di apprendimento attesi e quindi a superare con successo l'esame. All'interno di questo scenario, l'attività che andrai a svolgere non sarà quindi solo la somma di una serie di incontri isolati, ma sarà un vero e proprio percorso che dovrai guidare tu. Ecco, vedendo le cose che scrivete, vedo che siete preoccupati, vi sembra una cosa complicata. Avete ragione, un po' di preoccupazione ci vuole, ma non spaventatevi troppo. Il segreto è progettare bene il vostro intervento fin dall'inizio. In questo modo sarete in grado di fronteggiare senza problemi le situazioni in cui sarà necessario modificare alcuni aspetti o far fronte a degli imprevisti. Vedo che chiedete qualche suggerimento, magari pratico. Allora, primo suggerimento che vorrei darvi è naturalmente capire insieme agli studenti gli obiettivi che devono raggiungere e capire che cosa dovranno essere in grado di fare al termine del corso. Devi proprio provare a fare lo sforzo di scrivere questi obiettivi e concordarli bene con gli studenti oppure anche con il docente nel caso che tu debba tenere dei laboratori. Come fare ad individuarli? C'è un trucco semplice. Partire dalla fine. Cioè, se si tratta di un'esercitazione di un laboratorio, devi pensare a che progetto devono produrre come output finale o cosa gli studenti devono essere in grado di fare grazie al laboratorio. Se si tratta di un corso di ripasso o di una tutorship peer-to-peer, parti dall'esame che dovranno fare, come è strutturato, tipologie di quesiti che dovranno affrontare e da che esercizi dovranno risolvere. Da lì riuscirai bene a capire i risultati di apprendimento attesi. Chiedete comunque dove posso trovare tutte queste informazioni. Insomma, in molti casi dovete farvene un'idea voi, non riuscirete ad avere un'idea precisa prima di incontrare gli studenti. Ma potrebbe esservi utile guardare con attenzione quello che si chiama il manifesto degli studi, cioè quella scheda relativa al corso in questione. Poi, parlando con gli studenti o nel caso dei laboratori anche con i docenti, potrete mettere meglio a fuoco gli obiettivi da raggiungere, che è una cosa davvero molto importante. Ecco, per il momento non vedo altre domande, possiamo anche fermarci qui. Se vi nascono nuovi dubbi, non esitate a contattarci e intanto andremo avanti ad esplorare il tema del tutoraggio.